ti ricorderai che una quindicina d'anni fa era molto difficile il test. Non so se ti ricordi, 4.000 persone. Sì. Io ho mia madre che fa l'infermiera, mia zia che fa l'infermiera. Ho praticamente una famiglia all'interno e ho sempre voluto fare anch'io l'infermiera. C'ho anche la pressione addosso, no? Da parte di un po' di tutti, dei genitori, degli zii, ovviamente, no? Io ci ho provato all'epoca, era dura, era veramente dura, perché erano tanti, tanti ragazzi e pochi posti. Provai per 2 anni di fila a fare il test. Non sono rientrato e mi sono scoraggiato. Mia madre, mia zia, altri mi dicevano: provaci perché prima o poi rientri. Io invece mi sono scoraggiato e ho preso un'altra strada. Quello era il periodo intorno al 2010, insomma, in cui era dura anche nel mondo del lavoro. Io ho l'appicchiato, sono stato anche all'estero, ho vissuto anche in Germania, Germania, Svezia pure, sì, ho girato un po' in Alta Italia. Poi a 26 anni, sì, la situazione è migliorata e hanno notato che erano tipo 500 iscritti per 200 posti, ok? Rispetto a prima che erano 2000, 3000, era una cosa assurda. E mi hanno detto: riprovaci. Io avevo 26 anni, dovevo fare 27, insomma. Ti dico la verità, quando me l'hanno detto mi dava fastidio inizialmente, perché era una cosa che io vedevo come un fallimento, però alla fine ci ho riprovato. Entrato subito, nei primi sono rientrato, insomma. Non ho dovuto aspettare lo scaglione, no? Successivo. Ok, gli scorrimenti. Sì. Sono Primi rientrato posti. subito. E lì ero contento, perché a parte che facevo quello che volevo fare da ragazzino, ma poi comunque mi dava un posto, un certo inquadramento, no? Comunque mi dava un posto, diciamo, all'interno del mondo, ecco, c'avevo il mio Sì, posto. anche un obiettivo, perché non so che tu la che lavori abbia tu fatto girando per il mondo, ma Io comunque immagino. sono Sì, cameriere, esatto, ecco. l'attuale cameriere ha addirittura la guardia privata notturna, ho fatto, Addirittura. cioè al porto di notte, io abito nella zona di mare, un lavoraccio, però ho fatto persino quello, per dirti, ho fatto veramente di tutto. E questo mi inquadrava un certo inquadramento, ecco. Tu mi capisci, penso, perché Sì, ti già da dava forse una fuori, prospettiva, ecco. sì, una piattaforma mentis, un certo, sai chi sei e c'è il tuo posto in società, mi spiego? Sì. Non sei un disoccupato che fa lavoretti, ecco, ti dà uno scopo nella vita, ecco. Insomma, niente, sono rientrato e c'era con me un altro ragazzo dell'età mia, del mio paese. Perché io poi sono riuscito a rientrare al polo didattico del mio paese. Quindi quando fai il test d'ammissione lo fai per tutti i poli e Lo fai puoi per tutti i poli, passare. poi no, esatto. È anche abbastanza dura. Anche per dura intendo, magari sai quando fai quegli esami, quelle materie che dovrebbero essere tue, diciamo, tipo, parlo del primo semestre del primo, parlo di clinica, quelle materie che dovrebbero essere tue, insomma, il tuo pane quotidiano. Diciamo no, cioè non dovresti avere difficoltà, quello è il tuo mestiere, no? Ok, magari per un bocciano più facilmente, ecco. Per altre cose no, dipende, ci sono sia vantaggi che svantaggi, ecco. Il vantaggio del piccolo polo didattico di provincia è che tu sei seguito di più, se hai un problema chiami la direttrice e ti aiuta, qualsiasi tipo di problema tu hai, persino a trovare casa fuori sede. Quindi, qualsiasi tipo, davvero qualsiasi tipo di problema che hai, tu chiami la direttrice di persona, ci parli, lei è una specie di mamma, come ti devo spiegare, come ti posso dire. Dall'altro lato è un po' più restrittivo il discorso della privacy, nel senso che giustamente siete 30 alunni, 90 in tutte e tre le classi, no? 30 per classe, a volte anche di meno. Giustamente loro sanno tutto di tutto. Tu esci con una collega, la direttrice lo sa. E quando sono entrato mi sono accorto di una cosa, però, rispetto ai ragazzini più piccoli, di 18 anni, ma non solo io, anche quel ragazzo, l'altro ragazzo, c'era un'altra ragazza pure che era più vecchia di noi, aveva 36 anni, avevo qualche difficoltà in più a studiare, ok? Ero fuori, un po' fuori argomento, sì. Io, ti dico la verità, sono stato uno che leggo molto,
Sono sempre stato appassionato di materie umanistiche, anche sono uno che legge molto comunque, ma veramente tanto, leggo veramente tanto, quindi non ho problemi nell'orale, ho problemi a memorizzare, avevo problemi a memorizzare tante informazioni, ad esempio in istologia, in certe materie un po' più, sì, un po' più mediche, avevo qualche problema a memorizzare tanti tipi di informazioni, però andavo avanti, ecco. Quando ci sono stati i primi esami, è andato tutto bene. Addirittura ho preso 27, ad alcune materie. È andato. Io non sono mai stato uno che guarda molto al voto, ti dico la verità. All'età che ho, preferisco andare avanti, sì. Ho visto ragazze più piccole che magari rifiutavano un 26, un 27 perché volevano, gli abbassavo la media. Poi arrivi all'ultimo anno che dici basta, basta, voglio laurearmi. Guarda, c'era questo mio collega dell'età mia che era un. Ora non mi voglio far riconoscere, perché poi ci siamo andato d'accordo con la classe. Eravamo una bella classe. E poi capitano le classi, no, un po' più ostiche, dove ci sono magari elementi un po'. Questo mio collega invece era un ragazzo molto. Riusciva a studiare, riusciva a. Per deformazione professionale, che lui prima faceva un lavoro particolare, era molto bravo, no? Eppure anche lui, i primi mesi, aveva delle crisi di identità. Una volta mi disse che dovevamo fare un seminario incastrato con le lezioni sotto le feste di Natale. Praticamente dovevamo partire qui alle 6 del mattino. Dopo che avevamo fatto degli esami, un ciclo di lezioni molto dure, molto lunghe. Di solito si faceva mattina lezione e basta, perché il tirocinio poi lo inizia a maggio, no? Del primo. Invece era mattina, pomeriggio, insomma uscivamo da casa alle 6 di mattina e tornavamo a casa alle 9 la sera, no? Eravamo molto stressati, ma non tanto per quello in sé, perché erano 3 mesi, facevamo alla fine del ciclo, eravamo un po' più provati, no? Questo mio amico mi disse, certe cose o le fai quando c'è l'età per farle, oppure è meglio che non le fai. Ebbe una crisi un attimo, no? Poi l'ha superata, è veramente un elemento, uno di quei ragazzi che a polo didattico tengono la foto, eh. È veramente uno di quei personaggi, sì, che si portano in palmo di mano perché è bravissimo. Alla prima sessione, là c'è stato il primo stop perché ho fatto gli esami bene, tutto a posto, però in una materia non sono riuscito a passarla, una di quelle materie scientifiche. Quindi parliamo di esami a moduli, quelli con materie messe insieme. Il blocco di anatomia lo passai tranquillamente. L'altro blocco dove c'era biochimica, tutte queste materie più particolari, non riuscì a passare. E lì è il primo stop. Però, vabbè, c'erano altri ragazzi che ce l'avevano avuto. Calcola che c'è gente che l'ha rifatto 14 volte, 4 e 5 qui. Lì c'è stato il primo stop. Le lezioni, le cose sono continuate. Quando è iniziato il tirocinio a maggio, a fine maggio, ritorniamo e inizia il tirocinio. E lì ho cominciato ad avere qualche problema in più, perché avevo problemi a fare sia il tirocinio che a studiare, ok? A me il tirocinio piaceva moltissimo. Tant'è vero che adesso che sto fuori corso, sto molto più avanti con le ore di tirocinio che con gli esami. Questo mi ha chiamato la direttrice, guarda che mi devi fare gli esami, perché non puoi fare solo tirocinio. Mi chiamò, ti parlo di 2 o 3 anni fa, eh. Però già lì si iniziava a vedere, ma mi potevo ancora riprendere. Difatti a settembre feci altri esami e li passai tranquillamente. Però a quel punto ho iniziato a rimanere invischiato. Comunque avevo una certa età, ho iniziato a rimanere, cioè rispetto ai ragazzi intendo, che frequentavano più piccoli. Io ho iniziato a rimanere invischiato nella vita, diciamo, mondana del polo didattico, no? Capito? Comunque c'erano un sacco di ragazzette, quindi ho iniziato a mettere in secondo piano, lo studio. Io facevo tirocinio, frequentavo le lezioni, ma praticamente non facevo gli esami perché arrivavo a un mese. Io ho bisogno di studiare molto, ok? Di prepararmi da molto tempo prima. Sono capace, ho passato degli esami, ad esempio, a dire: ho passato degli esami tipo genetica, difficili, anche difficili, insomma, per uno studente del secondo, anche studiando una settimana prima soltanto. Se sto in giornata, può farlo, ma per il resto degli esami devo prepararmi almeno un mese e mezzo prima, ok? Studiando tutti i giorni con una routine che mi alzo alle 8, alle 9 inizio a studiare fino a mezzogiorno, poi riprendo alle 2 fino alle 6, alle 7, insomma, devo prepararmi per bene. Che succedeva? Arrivavo a 20 giorni dall'esame che non avevo fatto niente, andavo nel panico, provavo a farlo, vedevo che non magari secondo me non ce la facevo, che poi in realtà pure i professori, certe volte mi dicevano, ma vieni.
pure se ti metto 18 non fa niente, capito? Io invece nel panico ero stato colpito proprio da un blocco dello studente, cioè proprio una sindrome psicologica, una specie di burnout ho fatto, ok? Mi spiego? Perché non riuscivo più a fare gli esami. Dall'altro lato ero coinvolto molto nella vita, ti ripeto, mondana del polo, c'erano un sacco di ragazzette, io giustamente come uno stupido pensavo ad altro. La cosa è rimasta abbastanza sottotono finché ho fatto il terzo. Quando è finito il terzo, lì mi sono reso conto che i miei compagni se ne andavano e io rimanevo lì. Mi chiamò la direttrice pochi mesi dopo e mi disse: vieni domani. Pensavo, oddio, è successo qualcosa. Gli elementi poi, diciamo, considerati più peggiori, ecco, che studiano meno, tendono a metterli tutti insieme. Un periodo c'era per esempio la geriatria, che era uno dei reparti peggiori dell'ospedale qui da noi, cioè meno preparati, insomma, con meno materiale, capisci che intendo. Tendevano a mettere tutti i peggiori elementi lì. Una volta in 10 ci misero, e insomma, quando in un reparto dove ci sono 10 studenti, capisci che situazione ci può essere, eh? Sei stanno con le mani in mano. Sì, fammi capire un attimo perché l'università mette insieme studenti in difficoltà nello stesso reparto. Si occupa di gestire il tirocinio. Ok, tutto il tirocinio, organizzano il tuo tirocinio in modo da mettere tutti gli studenti più in difficoltà. Considerano elementi problematici, ok? Non vogliono, non lo so, tendono a mettere, c'è, cioè, una specie, non sto scherzando, c'era, adesso non più, perché sono andati tutti via e sono rimasto solo io, e con gli anni ormai non sono mai stato uno, né che faceva casino, né che. Però questa cosa qua, che loro magari ogni tanto andavano a inficiare la tua privacy, mi ha sempre dato fastidio. Quindi a volte gliel'ho detto, non sono mai andato in contrasto con la direttrice. Però sono andato in contrasto qualche volta con chi si occupa del tirocinio, che diciamo è un po' un'infermiera, che è un po' un sergente, forse la sua posizione che richiede che lei si comporti così, insomma un po' muso duro con gli studenti, no? Ma in realtà non ho niente, cioè, contro di lei, contro, però insomma è capitato qualche volta che ci deva qualcosa e io gli dicessi che non mi andava bene questa cosa, no? Però insomma all'epoca poteva succedere che si arrabbiassero, no, per qualcosa, io che ero più grande magari degli altri, gli dicevo: senti, lasciatemi stare perché a me questa cosa non mi va bene. E loro tendevano a metterli tutti insieme perché secondo loro erano elementi problematici, e quindi e non solo tutti insieme, li mettevano nei reparti peggiori. Quindi la logica non c'era, una specie di reparto punitivo. Come punizione, quindi non puoi imparare niente. Esatto, vi tengo da soli, tipo un apartheid, tipo meglio che non inficiate gli altri allievi, capito? Loro quelli chiamano allievi ancora, come 30 anni fa, ora. Io mo certe informazioni, ti ripeto, innanzitutto il nome della città, per favore taglialo. Era un posto particolare, Enrico. Per quelli come me era una cosa buona, perché io avevo il polo a 100 metri da casa. Quando ero a servizio, per farti capire, noi per servizio intendiamo l'ambulatorio. Quando lavoravo al CSM, attaccavo alle 8, cioè io uscivo di casa alle 8 meno 20. L'ospedale sta a 500 metri, uscivo in borghese, cioè nel senso rivestito, andavo, mi cambiavo, poi il servizio lo sai, prima di una certa ora, 8 e mezza, non si comincia. Era molto tranquillo il lavoro. E il reparto, certo, ti devi alzare presto e via dicendo, ma c'ho comunque l'ospedale a 500 metri. I ragazzi che dovevano fare 40 km con la macchina la mattina stavano un attimino a disagio, ok? Per venire da quel lato è ottimo, cioè le infermiere, la direttrice, perché poi la struttura gerarchica all'interno del polo didattico rispecchia quella della guardiola, nel senso che c'è la direttrice che c'è la divisa da caposala, l'infermiera che si occupa del tirocinio, loro sono in divisa all'interno del polo didattico, non sono in borghese, ok? Sono in divisa, strutturato proprio come una piccola unità ospedaliera. Il polo didattico si trova in un edificio del centro storico, dove una volta sorgeva un carcere, tanti anni fa, è stato ristrutturato e nuovo dentro, e loro sono in divisa, c'è cioè la direttrice che è la caposala, l'infermiera che si occupa di gestire il tirocinio dei ragazzi, insomma si occupa di dirigerci, e poi c'è la portantina, due portantine anzi, che si occupano di pulire a terra e di controllare che i ragazzi siano in ospedale quando devono stare in ospedale. E loro fanno dei controlli, perché una volta c'erano dei ragazzi, adesso non più credo, c'erano dei ragazzi che timbravano e tornavano fuori corso, cioè no, fuori sede, che timbravano e tornavano a casetta a dormire. Capito? Sì, sai, all'università c'erano No, ragazzi. che non ho capito, ma Hai capito che soggetti, ecco.
Sì, ma no, no. C'era un tutor di tirocinio che ti aspetta, che No, ti ma il dice, tutor, ecco. non esiste. Il tutor non esiste qui. Non Però, no, esistono tutor di tirocinio. non esiste proprio. Ma loro i controlli li fanno chiaramente. Stavano lì a controllare che tutti imbravi. E a un certo ora, verso le 11, mezzogiorno, le 10, facevano una chiamata in ogni reparto. C'è Tizio e Caio, ok? Perché loro, quando ci sono gli esami, per esempio, gennaio, e sono impegnate, non hanno tempo di controllare. Di mandare qualcuno al CONU a controllare, e lì qualcuno di questi soggetti ne approfittava. Ma non è che lo facevano continuamente, magari dovevano studiare, si rubavano una settimana, ecco, cose così. Però per colpa di questi soggetti qua e di altri, poi le cose si sono molto Ci incattivite. sono degli infermieri che ti seguono in reparto, però. Sì, che si occupa dei ragazzi, è chiaro, c'è anche una lotta per. Ti faccio un esempio, nei reparti peggiori cercano di farti fare, magari con quelli più grandi come me, che se c'è qualcosa che non va te lo dicono, te lo fanno notare, non lo fanno, però con altri ragazzi che sono timidi, che sono magari più, che non rispondono, capitava un mio collega, lo mettevano a lavare le padelle, per esempio, tutto il turno, capisci? Cioè, quello non si fa, è demansionamento, non si fa una volta sola, non siamo in Africa, ma è comunque un ospedale del centro-sud, capisci? Certe mentalità, il medico, per esempio, che riceve come se fosse nel suo studio privato, la gente che fa regali, le vecchie che fanno regali, compresa mia nonna, che fanno regali al primario, che fanno regali. Ci sono delle dinamiche di infermieri che si comportano come se sono i camerieri del dottore, capito? E tu ti devi imparare a muovere comunque all'interno di un certo ambiente lavorativo. E io, dopo Comunque, nei purtroppo. tirocini ti trovavi bene. Mi hai detto che Sono. non avevi problemi generalmente nei Sono tirocini. quasi, non ho quasi finito, ma sono a 2/3 del tirocinio, eh. Non sto messo male. Mi piaceva, a me piace andare in ospedale, stare, diciamo. Rausi, di cui ero orgoglioso, tra virgolette. Mia madre, che fa l'infermiera, mi rimbrottava certe volte perché mi diceva: parli sempre di lavoro. Quando ero tornato dal tirocinio, era una cosa che mi piaceva, no? Gli raccontavo magari, no, quello che era successo, no? Il reparto quella mattina. Però poi mi sono trovato in una situazione in cui i miei colleghi se ne erano andati via. E già qualcuno si era ritirato. Qualcuno dei più giovani si era ritirato per via di queste dinamiche. Allora devi calcolare che una ventina di ragazzi del mio corso si sono ritirati dopo i primi 15 giorni di tirocinio, perché non reggevano l'impatto col reparto, ok? Altri si sono ritirati per le dinamiche che avvenivano all'interno. C'è un ragazzo, un mio caro amico, per esempio, che si ritirò proprio per contrasti con chi gestiva il tirocinio, ok? Per quello che succedeva in reparto. Questo ragazzo aveva subito un po' del mobbing, diciamo, e ne ha presa sul personale e si è ritirato. È stato un gravissimo errore perché, secondo me, sarebbe stato un infermiere bravissimo. Lì mi sono accorto che gli altri andavano via e io rimanevo. E c'erano i più piccoli che non conoscevo. Il polo didattico mi telefonava ogni 3 mesi. E mi diceva: se non hai fatto gli esami? No, se non hai fatto gli esami, ritirati, è inutile che paghi le tasse. Cercavano di spingermi a ritirarmi. Perché ti spiego, loro hanno delle statistiche tra i polididattici, no? E i fuori corso li fanno abbassare questi primati tra di loro. Proprio politica, il governo della ASL, ok? C'è per esempio una fazione che vorrebbe fare fuori la direttrice per metterci un altro. Ok, una favorevole alla direttrice, c'è una, lascia perdere, guarda, e questo si riflette su di noi. Questo si riflette su di noi, purtroppo. Lì è successo che loro mi chiamavano, e ogni volta che mi chiamavano io avevo il terrore, mi devi credere. Avevo fatto burnout per via di il fatto che ero rimasto solo, che non andavo avanti, che cosa faccio all'età mia, no? Avevo tante, a parte che non ho mai pensato di ritirarmi, però c'era qualcuno che lo suggeriva. Avevi già questa pressione costante che poi aumentava, poi ricevevi la telefonata dell'università che ti diceva molla, molla. Proprio con un tono del genere, capito? Una volta chiamai io la direttrice e le dissi: senti, professore, gli dissi, dia all'infermiera, dopo che fui bloccato la prima volta, il mio nome nella lista degli studenti era stato sbarrato. Loro erano convinti che io mi fossi già ritirato. Non è accettabile, questo è, vabbè, mobbing chiamiamolo, ma è bullismo più che altro. Cercano di scremare, ti ho detto che si comportava un po' come un sergente, no? E loro cercano di scremare. Qualcuno non è un servizio militare.
Esatto, loro quello prendono così. Una volta la direttrice, sai, i ragazzi i primi giorni poi sono piccolini, parlano, no, ridacchiano magari durante la lezione, possono fare un po' di casino, no? Se tu sei stato abituato alle grandi aule universitarie, ti puoi immaginare che cosa può succedere in una classe tipo scuola superiore di 30 persone, no? La direttrice mi prese in disparte perché mi aveva associato a un altro mio collega che stava facendo casino, effettivamente, io no. Però forse stavo vicino a lui, mi aveva associato forse l'infermiera che si occupa del tirocinio, che faceva quella lezione, gli aveva riportato che c'ero pure io. Ci ha chiamato in una stanza la mattina dopo, ci ha detto: qui non siamo in marina, ma è quasi come se stiamo in marina. Ho imparato a muovermi anche in ambienti lavorativi ostici. Ok, già ci ero passato in ambienti lavorativi ostici, già in ristorante, ti puoi immaginare. Mentre altri più piccoli vedevo anche adesso, vedo che a volte se ne vanno in pena per certe cose. Io gli dico: guarda, lascia perdere, se loro ti dicono così, lascia perdere, continua a fare, capito? Davanti a loro dimmi di sì e poi continua a fare, capito? Senza che è inutile che ti metti a rispondere, capisci? Che ti fai prendere di mira, ok? Gli dico frega e vai avanti per la tua strada, perché loro vanno cercando che tu ti ritiri, ok? Perché se ti ritiri loro l'hanno scremato, dicono questo non era adatto a fare questo lavoro. Io non ho mai avuto contatti, non ho contatti Facebook, non ho contatti, perché si fanno i cavoli tuoi. Queste cose qua, a un certo punto, credimi, avevo il terrore. Una volta accompagnai mia madre a fare una visita neurologica. Andai giù negli spogliatoi che si trovano giù nei sotterranei, vicino all'obitorio praticamente, dove avevo il mio armadietto per prendere qualcosa che avevo lasciato lì. E credimi, già solamente l'odore mi mandava nel panico. Solo l'odore dell'ospedale mi mandava nel panico. Se fossi stato più giovane e avessi avuto più disponibilità economica, me ne sarei andato a un'altra parte più grande, ti dico la verità, dove non mi conoscevano. Se mi riconoscono, cioè se la direttrice viene a sapere, perché, tra di noi c'è sempre qualcuno che parla con la direttrice, Oh, ricordatelo. immaginavo, certo. Se guardano i social, sicuramente c'è la spia al ratto. Se vengono a sapere che io ho fatto una cosa del genere, mi mettono in croce. Devo fare la guerra per laurearmi, per arrivare alla laurea, letteralmente. Rischio di fare la guerra con tutto il polo didattico. Che poi sono cose note a tutti, anche agli infermieri, mia madre. Ok, quindi almeno i tuoi genitori, i tuoi familiari erano supportivi in questa situazione che mi stai Sì, descrivendo, così certo, però agitata, era. così Certo. ansiogena. Sì, però mi dicevano, tu te ne devi fregare e ti devi muovere. Zia, per esempio, che pure lì ai tempi della vecchia direttrice subì alcune cose, mi disse: Antò, una volta che ti laurei, questo ti assicuro che avrai tante occasioni anche di mandarle a quel paese, queste persone. Tappati il naso. Te le trovi anche in posizioni di subordinazione, a volte, queste persone, nel reparto, capita. Il gruppo, gli dicevo, di quelli che venivano sbattuti nei reparti punitivi, tra virgolette, era un gruppo di persone che. Alcuni era meglio se ci stavi alla larga, perché erano veramente dei soggetti irrecuperabili. Eppure si sono laureati questi, eh. Assurdo. E questi sono Però. diventati infermieri e questi lavorano adesso. Riassumendo, ti sei ritrovato in questa specie di grande fratello, George Orwell di università, di facoltà. Sì, soffocare dalla pressione. Avevo attacchi di panico. Io la mattina mi alzavo alle 5 e mezza, alle 6 meno un quarto. In certe mattine mi è capitato che io mi preparassi per andare a tirocinio e poi non ce la facevo entrare. Bisogna di un aiuto. E l'università spingeva in tutti i modi perché tu ti ritirassi. E invece. Anche grazie a mia moglie sono riuscito ad andare avanti. Il messaggio che vorrei dare ai ragazzini che magari stanno facendo l'università, si trovano bloccati oppure stanno cominciando ad avere un esaurimento per via delle dinamiche interne all'università e all'ospedale anche, quello che gli voglio dire è che è per te che lo fai, ok? Tu una volta che hai finito, prima finisce pure quella cosa lì, ok? Se tu ti crogioli, stai male, fai il malato, tra virgolette, non finisce mai, ti ritrovi dopo 8 anni che sei ancora lì dentro. Cioè, devi capire che per me dopo 6-7 anni, quasi 7 ormai, è pesante stare ancora lì, è una sconfitta personale. Se sei nuovo su questo canale, un po' su tutti i social io pubblico storie, argomenti che di solito non vengono trattati in aula. E sono io.
non sono noiosi, perché c'è umertà. Gli infermieri si piace tanto quello di è tutto bello, è tutto bello. Poi arrivi nella realtà lavorativa e dici, aspetta, no, no, non è che tutto fa schifo come dicono certi infermieri, però ci sono delle cose che potrebbero essere migliorate, ecco, almeno io ne parlo, no? Questo è il mio discorso, almeno io ne parlo, ecco, e magari dico anche, o cerco di riflettere su come possiamo migliorare tutte queste cose che non funzionano. Se ti piacciono i discorsi costruttivi anziché distruttivi, seguimi su tutti i social. Penso che ti saresti sentito ugualmente anche tu così, nel senso, se ti trovavi dopo tanti anni ancora lì dentro per una laurea di 3. Per fare un ritratto, quindi, quello che hai fatto e quello che ti manca. Mi hai detto che sei arrivato a 2/3 del tirocinio. Quanti esami ti mancano? Dove ti trovi? Mi mancano una decina di blocchi quasi, 18-20 materie più o meno. Gli ultimi esami del primo semestre e del secondo. Ok. Dagli in poi. Adesso sei risoluto, stai dando tutto per fare per li superare. Assolutamente, perché è una situazione che se no non si sblocca. Non ho intenzione di farmi buttare fuori da queste cose qua. Ho visto tanti ragazzi che l'hanno fatto, ragazzi più bravi di me, che studiavano veramente sul lavoro, veramente bravi, si sono ritirati per via di queste situazioni qua. Io non me lo posso mai scordare. Uno di questi ragazzi, l'ultimo giorno che l'ho incontrato a Tirocinio, era d'estate, scendiamo per andare a stimbrare e a smontare, e lui aveva delle ernie, aveva avuto delle ernie, imprecava perché diceva: ho chiesto alla direttrice temporaneamente per via delle ernie di mettermi in un reparto, insomma, non chirurgico, mi ha messo in medicina, ok? E sto ragazzo un po' di tempo dopo ho saputo che si era ritirato e non c'è stato modo di fargli cambiare idea. E di fronte a questo sadismo uno dice di farmi fare del male da queste persone. Hai notato un andamento discendente nelle iscrizioni, che è qualcosa che mi è stato riportato da tante persone che frequentano diverse facoltà, ovvero che hai avuto modo di osservare l'università di tutti questi anni, se adesso vedi che le prime classi sono poca gente rispetto al passato? Sì, un po' sì. Quel mio collega, ti ho detto che poi è diventato bravissimo, che se lo porta in palmo di mano, e sai che mi diceva sempre quando avevo questi problemi? Pensa a rialzarti, non pensare, cioè noi vediamo già tanto dolore in ospedale, non aggiungerne altro rovinandoti la vita. Cioè, vediamo delle cose che la maggior parte delle persone non vedranno mai. Esatto. Mi permette di mettere anche le nostre sofferenze in una diversa prospettiva. Quella persona ti grada, ecco, comunque ti dà anche molte soddisfazioni. Ci sono tanti modi diversi per salvare una vita. C'è l'aspetto un po' più fisico, della rianimazione, ma ci sono anche degli aspetti un po' più sottili, di fare la differenza. Ti voglio però invitare, se ti va, di tenerci comunque in contatto via mail, farmi sapere come prosegue, mi racconti della scalata. E non metto in dubbio che ce la farai e diventerai un ottimo collega, magari anche alla luce dell'esperienza che hai avuto, del fatto di aver dovuto subire tutte queste esperienze negative. Io ti ringrazio per le tue parole, Ciuffo, sì, ci terremo in contatto. Non vi fate fermare, perché come ho detto prima, ne va della mia vita, ecco. Se voi vi fermate, tutto continua, è una ruota, è un ciclo, ok? Non andate avanti. E ringrazio i sostenitori del canale che hanno potuto vedere questo video in anteprima. Sono sia i sostenitori su YouTube sia i sostenitori su Patreon. Se ti interessa aiutarmi a fare questi video, puoi cliccare sul pulsantone che c'è sotto abbonati, che mi dicono che adesso YouTube lo fa anche brillare quando dico la parola abbonati. Oppure anche Patreon, descrizione, in questo caso non si illumina niente. Ringrazio i sostenitori del canale, li trovi sempre in descrizione ad ogni video. Se oggi nessuno te l'ha ancora detto, ricordati che sei un chihuahua amato, capace e apprezzato.